Sì, è un ricordo doveroso nei confronti di una persona che a Salerno per anni, per mezzo secolo, ha rappresentato il conservatorio nell'immaginario collettivo. Lo ricordiamo impegnato tantissimo nell'organizzazione dei concerti al cimitero e poi quelle belle immagini che Lira TV ci ha proposto per anni e anni dei concerti di Luciano D'Elia come direttore d'orchestra. Io sono molto emozionato e spero che tutto andrà bene. Questo scaffale della libreria, che vedete c'è ancora, ci sono degli spazi vuoti, ma sappiate che Luciano D'Elia ha una immensa biblioteca, quindi dobbiamo ancora catalogare tanti testi e un po' alla volta, penso nel prossimo mese, sarà riempito completamente. Il maestro D'Elia era, io lo dico sempre, un uomo libero, un uomo senza particolari tormenti, senza paure, ed era uno a modo suo senza regole, tranne una. E la sua regola fondamentalmente era prima brave persone e poi grandi musicisti. E lui era veramente entrambe le cose.